Allora, Raduno di Firenze, 27 novembre 2016, intanto diciamo che è il 16° raduno del Bar Mario, quindi del fan club ufficiale di Luciano, che da diversi anni è solo online. E succederà che ci sarà un intero pomeriggio, e sarà di domenica, con Luciano, e riservato ai fan, con un programma ben preciso, delle sorprese che in parte sono state svelate, altre che rimangono tali fino al giorno in cui ci sarà il raduno. E tutto questo succede dalle 16.30 alle 20.30. Ovviamente il raduno è alla sua 16ª edizione, come dicevo prima, e avrà una scaletta ben precisa. In questo caso è una scaletta ancora più importante, se così si può dire, perché per la prima volta Luciano presenterà in anteprima live tutto l'album Made in Italy, lo suonerà dall'inizio alla fine. Ci ha abituati molto bene negli ultimi anni, perché a partire dal raduno scorso, in cui ha suonato per intero un suo disco di repertorio, Campovolo ne ha suonati due interamente di repertorio, stavolta invece si tratta proprio di una vera e propria anteprima. Poi, dal punto di vista della presenza di Luciano al raduno, ci sarà una scaletta studiata apposta per il raduno e in parte anche decisa dai fan, che hanno votato tramite un sondaggio tre brani che vogliono ascoltare dall'intero repertorio. È chiaro che saranno brani scelti dai fan, non sappiamo ancora i risultati, ma magari quando questa intervista sarà online si sapranno già, quindi magari li potete leggere anche sotto o sopra, dipende. Però ci si aspettano delle sorprese anche da un punto di vista di brani che solitamente Luciano esegue poco nelle sue scalette, diciamo, dei suoi concerti abituali. Poi, altra cosa che si può dire, ci sarà un botta e risposta, che è un classico del raduno, quindi ci saranno dei fan che saliranno sul palco e faranno delle domande a Luciano, e Luciano risponderà loro direttamente. Quindi, queste sono, diciamo, le cose che possiamo al momento svelare. Ci sono un altro paio di cose che si scopriranno lì in sede. Allora, il Bar Mario nasce nel 1991 per mano di Marco Ligabue, quindi un fan club creato proprio ufficiale, che non nasce da tanti fan club, come spesso accade, tra virgolette amatoriali o comunque non ufficiali, ma nasce proprio con l'intento nel 91, dopo il grande successo del primo disco di Luciano, proprio di cercare di unire quelli che sono tra i più appassionati di Luciano, quindi a pochissimo tempo di distanza dal disco d'esordio. Quindi sono passati 25 anni e in 25 anni inizialmente c'era una fanzine ogni tre mesi, era cartacea, quindi si andava molto alla vecchia, quindi con la posta, c'era una redazione che lavorava su una fanzine. Poi è chiaro che la tecnologia ha preso sopravvento, per fortuna, è cambiato il mondo dell'informazione, abbiamo informazioni ogni secondo praticamente, e anche per quanto riguarda il Bar Mario si è spostato online dal 2006 e dal 2006 praticamente, non dico giornalmente o quotidianamente, ma ci sono notizie che vengono redatte praticamente giorno per giorno, si può dire. E spesso il Bar Mario dà anche delle esclusive, perché l'iscrizione al Bar Mario si fa online a barmario.rigabue.com ci sono, diciamo, dei privilegi che riguardano solo gli iscritti. Ad esempio, il 21 novembre ci sarà questa serata al Cinema Adriano di Roma, in cui verrà presentato il docufilm di Made in Italy e il live di Liga Rock Park, che andrà in onda su Fox. E c'è una serata al cinema dove verranno proiettate in anteprima questi due eventi. E
200 posti sono riservati al Bar Mario, quindi una serata riservata, questo per fare un esempio. Poi tutto quello che riguarderà anche ad esempio la promozione di Made in Italy, se quando c'è la possibilità di partecipare a trasmissioni televisive in cui Luciano è presente, piuttosto che ad iniziative anche, c'è stata iniziative anche di botta e risposta con faccia a faccia, insomma ci sono state tante iniziative. Quindi il Bar Mario si è molto evoluto da un punto di vista tecnologico e anche da un punto di vista redazionale. I fan, secondo me, i fan non cambiano. Cioè, essere fan significa essere fan, con tutto quello che vuol dire, per citare Luciano proprio. Cioè, se tu hai una passione forte, puoi averla molto forte, mediamente forte, poco forte, ma è una passione che comunque c'è, è presente, la senti, ti esce quando ha bisogno di uscire. E se tu hai la voglia, è chiaro che con i social sono cambiati i modi, ma secondo me l'anima del fan, la transenna nello stomaco, il fatto di voler essere tra le prime file, il fatto di volere incontrare il proprio cantante preferito, cioè tutto questo c'è sempre, dai tempi dei Beatles. Forse la differenza è che Luciano è molto presente con i suoi fan, perché scrive, fa dei video, scrive dei diari di bordo, fa dei video dedicati ai fan, quando può fa delle dirette, insomma, diciamo che Luciano riesce, si concede moltissimo e ci tiene moltissimo anche lui al fan club, e questo secondo me è un valore aggiunto. Allora, sì, io sono stato fan e sono tuttora fan di Luciano dall'87, ma anche prima, se vogliamo andare proprio alle origini, diciamo, quando ho incontrato Luciano per la prima volta, che ero un bambino e l'ho visto suonare la chitarra, per cui è stata la prima persona che ho visto suonare una chitarra nella mia vita davanti a me, per cui questo è stata un'emozione, e lui non era ancora Ligabue. Però, ad esempio, guarda, ti racconto questa. Nel 91, mentre Marco Ligabue fondava il Bar Mario, io cofondavo il fan club ufficiale dei Nomadi. Per cui ci confrontavamo io e Marco, perché ci conoscevamo, e quindi succedeva, ad esempio, io mi ricordo questa cosa, ci meravigliavamo del fax, diciamo che è invenzione pazzesca il fax, perché riuscivamo a comunicare. Ci eravamo confrontati, mi ricordo soprattutto per i gadget, tu che cosa dai come gadget all'iscrizione? Ma io do questo, io un portachiavi, io una tessera, ma voi la fate la tessera? Ecco, questi furono i primi confronti. È chiaro che cioè, l'esperienza e soprattutto anche la mia passione poi mi ha portato anche fortuna, perché poi sono finito a lavorare nello staff di Luciano, per cui questo penso che sia veramente il massimo. È un entusiasmo che alla fine si rinnova ogni giorno, perché lavoro per un artista e per una persona speciale che non sta mai fermo, che ha un continuo flusso creativo, ha sempre delle idee e da noi vuol sentire a sua volta delle idee, per cui questo per me è una delle più grandi soddisfazioni che posso avere da 11 anni a questa parte.